questo nuovo video challenge. Che cosa aspetterà oggi Alissa? Qui c'è un piccolo indizio, un bicchiere sopra a della carta igienica. Ecco, quindi forse avrete già capito perché è una challenge che si vede un po' in giro, non l'abbiamo vista e ci è venuta voglia di replicarla. Sì. O meglio, a me è venuta voglia di replicarla e ho organizzato tutta questa cosa per Alissa prima che tornasse da scuola. Adesso le ho fatto questa bella sorpresa. Sì. Allora Alissa, come funziona questa challenge, questa sfida che ti aspetta? Innanzitutto dovremo riempire questo bicchiere di acqua fino all'orlo. Vai, mi raccomando non farla cadere, però deve essere quasi quasi fino al bordo proprio, Anche un altro po', te la sì. Voglio fare difficile. Perché il premio finale è qualcosa di molto grande e bello. Sì. Ma adesso vi spieghiamo come funziona. Allora, c'è questo bicchiere pieno di acqua qua. Come si può vedere. Esatto, una striscia di carta igienica e Alissa da lì dovrà man mano arrotolarlo piano piano facendo spostare il bicchiere, stando però molto attenta a non rovesciare l'acqua. Sì. Perché se l'acqua bagna la carta igienica, questa si romperà e quindi il bicchiere a un certo punto rimarrà fermo in un punto. Sì, e vincerai un premio e in base a dove si ferma. Però ti ho previsto anche una penitenza, perché Alissa, se tu sarai talmente scarsa da far fermare il bicchiere qui, dovrai pulire tutta casa. Okay. Capito? Quindi stai molto attenta, anzi guarda, te la voglio fare ancora più difficile, lo sposto qua. No! Eh sì. Però non si capisce però. Però, se invece sarai brava, ecco i premi che ti aspettano, perché non ti aspetterà soltanto un premio, ma la somma di tutti i premi che riuscirai a raggiungere, ok? Quindi se ti fermi qua, vincerai questo slime, che comunque è un bello slime perché è il mio slime, guarda, sono io. Sì. Con le mie cuffie da gatto e il controller, perché sono una gamer. Più quello che c'è dietro, quindi pulire. No, quello te lo risparmio. Se riesci a superare qui, questo lo togliamo e il pericolo è scampato. Poi, secondo step, questo lecca lecca. Poi, terzo premio, questo set di Hello Kitty con la casetta, degli stickers, sì. Divertente. Quarto premio, le Kinder Cards. E poi adesso arriviamo ai premi un po' più consistenti. Questo set di luci LED, 2000 luci LED con cui potrai far brillare la tua stanza o tutta la casa, perché sono veramente tante. Questa bambola glitter viola, che è il tuo colore preferito. Sì, ed è pure bella perché c'è anche la luna. Ma se riuscirai ad arrivare fino a qui, vincerai un nuovo computer. No! Un portatile vero. Finalmente al posto che quel mega computer che riempie tutta la scrivania. Ok, allora sei pronta? Sì! E allora comincia ad arrotolare. Dai, vediamo un po' se innanzitutto ti risparmierai di pulire tutta casa. Oh, per ora stai andando bene. Forse troppo bene. Oh, ho parlato troppo presto. Infatti silenzio, ci vuole concentrazione. No, io sono qui per disturbarti, perché se tu perdi questo computer me lo prendo io e anche tutto il resto dei premi. E ce la sta facendo, ha già vinto il lecca lecca e lo slime. Più che altro ho vinto lo slime. No, è quasi arrivata agli stickers, ce l'ha quasi fatta e non è caduta neanche una goccina d'acqua. Dai. Ce la sta facendo. Oh, ho visto cadere una goccia. Attenzione, perché la carta si sta bagnando. Ancora, no, non ce la farà. Non ci credo. Ce l'ha fatta, no, all'ultimo. No, però Alissa te la sei vista bruttissima. Guarda che, cioè, per un pelo ci sei arrivata, per un pelo. Questo però è mio. Brava. Tutto mio. E anche queste sono mie. E anche è tutto tuo. Questo. E questo invece è di Bia. Bia, toccherà a te. Sì, mi dispiace. Tu hai perso. Ecco qua, questo è tuo.
Oggi pulisci tu, anche perché sei tu che sporchi con tutti i tuoi peli, quindi ti tocca. Guardate la faccia di Arista, soddisfatta. Com'è stata questa challenge? Bellissima. Divertente? Sì. Però la prossima volta te la voglio fare più difficile. Devo prendere una carta igienica monovelo, di quelle proprio leggere leggere. Vabbè, comunque, visto che hai vinto, che ne dici se lo apriamo questo computer così lo vediamo? Sì. È un Gemi Book Plus della Chewy. Via, unboxing. Sì, e io sono proprio curiosa. Ma c'è il computer. Eccolo, dentro? Il nostro computer gigante. Perché sì, è un portatile, ma è un portatile bello grande con uno schermo da ben 15 pollici. Perciò Alissa, qui ci potrai anche guardare i film con grande soddisfazione. Così posso guardare Miraculous. Wow! Bello! Ma è proprio grandissimo. Eh sì, ma sarà già carico, prova un po' ad accenderlo. Aspetta, sì, si è acceso. Beh, poi comunque basta attaccarlo all'alimentazione. Ecco qua l'alimentatore. Mettiamo l'italiano. Possiamo anche sovrapporre questa piccola tastiera di gomma sopra l'altra, che aderirà perfettamente con una configurazione di tasti diversa, quindi possiamo mettere quella che ci piace di più. Ma un'altra funzione molto utile di queste tastierine aggiuntive è quella di rendere impermeabili i tasti, sì. Perché l'altro giorno Alissa ha buttato sul mio portatile il tè freddo e ha rischiato di romperlo. Se ci fosse stata questa tastiera protettiva, il tè non sarebbe penetrato dentro i tasti, si sarebbe fermato qua. Quindi questa è anche una sicurezza in più, ragazzi. Noi vi consigliamo di applicare questi rivestimenti sulle tastiere. Chi userà questo dispositivo? Alissa. Ed eccolo qui, il nostro computer acceso. Come si può notare, è stato già alissizzato, almeno nello sfondo. E prima di iniziare ad usarlo, Alissa, ti posso anticipare che questo computer ha una cosa che tu volevi tantissimo. Cosa? Il processore Intel N100. In realtà non sai nemmeno cos'è? Che cos'è. Non sai che cos'è, però lo volevi perché è un processore abbastanza potente per poter fare giochi che interessano a te, tipo Roblox, tutti quei giochini che ti piacciono dello store, ma anche una cosa che hai scoperto da poco e con cui ti diverti un sacco. Credo di sapere cosa. Che cos'è? Bing Image Creator. Eh sì, quella funzione per creare le immagini con l'intelligenza artificiale, che è molto divertente e che qui potrai fare perché appunto è un computer con Windows 11 già installato, quindi l'ultimo modello. Sì. E c'è anche il wifi molto veloce, wifi 6, quindi ti potrai collegare a internet velocemente, fare tutto quello che ti serve per la scuola, le ricerche, parlare con le tue amiche su Discord, su Teams. Bello! Sei contenta? Sì, tantissimo! E poi guarda, è ultra sottile, è veramente grande, ma è anche sottile e leggerissimo. Prova a sollevarlo, senti che non è pesante? Sì, infatti. Quindi te lo puoi mettere nello zaino, portarlo dove vuoi e non ti pesa sulla schiena. Ma adesso, visto che l'abbiamo nominato, vogliamo vederla questa funzione del creare le immagini? Sì. Allora, apri qua questa icona. Eccolo qua. Allora, qui noi possiamo mettere una descrizione di quello che ci pare e il programma creerà automaticamente un'immagine in base a quello che abbiamo scritto. Allora, pensa a qualcosa. Cosa starò scrivendo? Ok. Ora aspettiamo il programma processi la richiesta di Alissa. Che cos'è? Allora fatemi vedere cosa è scritto. Computer gatto carino 3D con sushi e salsa di soia e cane. Ma sono carinissimi. Oh, ma che belli. E guarda come li fa vedere bene poi. Sì. Aspetta, vediamo se possiamo ingrandirne uno. Quale vogliamo vedere in grande? Questo. Oddio, ma questo è troppo bello! E guarda la prossima. Oh! Gatto Bia e cane Kira! Se lo faceva un po' più scuro, sì, era lui. Sì. Ma adesso voglio provare a fargli fare il nostro ritratto. Ok, ragazzi, abbiamo fatto una descrizione. Vediamo un po' che cosa verrà generato adesso dall'intelligenza artificiale. Oh! Allora, questa ci sta, anche se tu sembri più grande di me. Però, dai, ci assomigliamo. Se fossimo sorelle gemelle, magari saremmo così. O magari fra un po' che cresci.
sì. Già adesso ma quindi poi qualche modifica ci può stare, eh? Comunque è carino. Ecco, qui ci possiamo divertire magari facendo anche delle richieste sceme. Ne sì. Facciamo una super pazza? Sì, io ne ho già una in mente. Ok, vediamo cosa ha in mente Alissa. Che questo cervello, per quanto riguarda le idee pazze, è sempre in movimento, ci possiamo sempre fare affidamento, eh? Alissa propone topo vestito da gatto e gatto vestito da topo con occhiali da sole e rossetto che fanno il bagno in piscina con le bolle. Ma come ti è venuto in mente? Ma secondo me non riuscirà a crearla questa immagine. È troppo pazza. Poi come fa un topo a essere vestito da gatto? È un gatto vestito da topo. Aspetta, qualcosa è venuto fuori. Allora, un gatto e un topo ci sono, però non sono uno vestito da... Aspetta, non possiamo saperlo. Questo magari era un gatto e adesso invece noi lo vediamo come un topo. Sta sì. mangiando il rossetto. Guarda che faccia. Oddio, mi piace un sacco. Vediamo qui. Oh, ma che carini questi. Sono due topi, però sono comunque carini. Magari uno dei due in realtà è un gatto, che ne sai. O magari il gatto è sott'acqua. Questi sembrano due gatti, però questo ha un po' le orecchie da topo. Però senza il rossetto. Senza il rossetto. Il rossetto se lo sono preso tutti gli altri. E poi, oh, questo è bellissimo. Questo è stupendo. Sì. Ma guarda che c'è anche il riflesso nell'acqua. È vero. Ma la mia preferita è la prima, sinceramente. La prima? Soprattutto sta faccia. Ma perché è sta cosa? Sono così seri. Esatto. Mamma, guarda cosa abbiamo fatto. Ecco. E questo è ciò che farà Alissa quando io la vedrò al computer e mi dirà sto studiando. Quelli sono dettagli. Sto studiando nuovi modi per fare le cavolate. Poi qua c'è anche lo store della Microsoft da cui si possono scaricare programmi, app e giochi di ogni genere. Quindi puoi guardare anche altre cose con cui divertirti oltre a quello lì dell'intelligenza artificiale. Guarda, qui hai tutte le app, ti metti una bella playlist su Spotify per farti aumentare la concentrazione e l'ispirazione. Ti scrivi sul calendario tutti i tuoi impegni, guardi le mail per essere sicura di non esserti persa nulla, qui fai la tua lista delle cose da fare e sul blocco note cominci a scrivere tutti i tuoi pensieri. E c'è perfino WhatsApp. Se tu avessi WhatsApp, però quello non puoi usarlo. Beh, Alissa, adesso ti potrai divertire, ma potrai anche studiare, fare tutte quelle cose utili, mi raccomando, con il tuo nuovo PC Chewy Gemibook Plus, che vi lascio nel link in descrizione. Mi raccomando, se questo computer vi piace, andate a guardarvi tutte le caratteristiche sul link, perché io non sono riuscita a spiegarvi tutto, anche perché non sono proprio un'esperta di tecnologia, però sul sito c'è scritto tutto nel dettaglio, quindi potete capire se questo computer può fare al caso vostro. Sì. Alissa, te lo sei meritato perché hai vinto quella challenge che non era facile e hai davvero rischiato di perdere perché si è rotta sì. la carta all'ultimo. E ragazzi, se questo video vi è piaciuto e soprattutto se vi è piaciuta l'idea della challenge, datemi qualche nuova idea per i prossimi premi che potrei mettere in un'altra challenge da fare. Così, magari ne possiamo fare una io contro te. Sì! E allora, ragazzi, per oggi noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E wow, questo computer è abbastanza potente per poter giocare anche a The Sims! Finalmente, Alissa, non dovrai più rubare il mio computer. Sì. Chi stai creando? Una a caso, però è carina. Bene, poi mi farai vedere il risultato finale. Buon gioco!